Ci sono messaggi che vanno custoditi nel silenzio e altri che vanno condivisi quando arriva il giusto momento. L'individuo che ancora non ha realizzato sufficiente crescita interiore ritiene che la soluzione più giusta e naturale per risolvere ogni contrarietà sia nella violenza, di qualunque forma. Chi invece ha realmente disciplinato la propria mente nella quiete interiore permanente, anche nelle situazioni più difficili e ostili, risponde con limpida calma, gentilezza e amore. Colui che vive in perenne contatto nell'accogliente pace del proprio spirito non decide mai di distruggere ciò che lo disturba, ma preferisce trasformarlo. Nulla trasforma come l'amore. Le prove che incontriamo nel nostro cammino sono il programma che l'universo, con infinito amore e saggezza, ha preparato per noi in questa vita. Se ci appaiono troppo difficili, significa che non abbiamo compreso che noi siamo molto di più di quello che pensiamo di essere. Credere in se stessi segna l'inizio di un cammino di crescita evolutiva. L'universo non sbaglia mai. Quando tutto diventa non facile, osserva il tuo respiro e lascia che riacquisti leggerezza soave. Rilassa poi l'addome, sede di tante emozioni, e anche tutto il perineo, luogo dove nascono le energie più profonde. Senti infine il cuore che batte regolarmente e la mente che ritrova nuova serenità. La pace interiore è il primo segnale della presenza del divino dentro di te. Credi nell'amicizia e nell'amore, e se qualche volta ti sentirai incompresa e delusa, non importa. Chi ama non perde mai. Continua a volerti bene e non smettere mai di credere nei tuoi sogni. Un abbraccio e tanta luce nei tuoi giorni. Messaggio per una cara persona importante di Mimmo Nasone. Ed è anche un messaggio per tutti noi. Namaste. La luce dentro di me riconosce ed onora la luce dentro di te. Quando ci troviamo in quel luogo dentro di noi che è luce e amore, siamo una cosa sola, pura e divina. Namaste.